Con la deposizione di quattro corone d'alloro al cimitero militare di San Giacomo si è aperta la giornata delle cerimonie del 2 novembre in onore dei caduti di tutte le guerre. Poi è stata la volta della funzione religiosa, sempre in ricordo dei caduti, celebrata nella chiesetta di Presidio di Viale Druso. Al termine della messa tutte le autorità si sono spostate davanti al municipio per la deposizione di una corona d'alloro. Un momento di raccoglimento semplice ma sentito e che ha visto la presenza di numerosi cittadini, particolare che ha fatto molto piacere al generale di divisione di corpo d'armata Alberto Primiceri. I nostri caduti sono patrimonio della nostra cultura, della nostra civiltà, delle nostre civiltà e del nostro mondo. È giusto che la popolazione senta questa ricorrenza importante e si stringa intorno ai militari, alle autorità, ma soprattutto, io lo voglio dire qui oggi, ai rappresentanti delle forze armate, perché noi facciamo parte di questo paese, siamo una espressione forse fra le più anche seguite, diciamo così, dalla popolazione del nostro paese e ci fa piacere sentire l'effetto della nostra gente intorno a noi. Sì, credo che sia un momento importante ritrovarsi a ricordare i caduti e anche a ricordare i valori della pace, della convivenza, della giustizia, che sono i valori su cui si deve fondare la nostra società. Eravamo in tanti, sia autorità, cittadini, e credo che sia stato un bel momento.